Viabilità sulla 106 nel territorio di Davoli e Satriano. Si deve intervenire sulla segnaletica e sul manto bituminoso. Nei giorni scorsi una nostra troupe, su segnalazione di numerosi automobilisti che percorrono la statale 106, famosa come la strada della morte, ci ha segnalato che nel tratto che attraversa sia Satriano che Davoli la mancanza di segnaletica e di alcune buche sia alla rotatoria di Via Certosa che all'interno della galleria. Abbiamo intervistato il sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo, sempre disponibile al dialogo. Per quanto riguarda la rotatoria lì in Certosa, la competenza non è dell'ANAS, ma stiamo per intervenire noi con diciamo, la sistemazione del manto bituminoso. È di un 10 giorni che abbiamo avuto notificato la sentenza. Se voi ricordate, noi avevamo fatto causa all'impresa per i lavori del primo lotto della 106. La sentenza ci ha dato ragione. La ditta deve pagare quasi 75.000 euro di risarcimento al comune e noi stiamo prevedendo di risistemare tutto il manto bituminoso dalla rotatoria, proprio questa a Certosa, fino al primo lotto dei lavori della 106. Anche la segnaletica nel centro abitato è competenza nostra e noi, come ogni anno, periodo primaverile, andiamo a rifare tutta la segnaletica orizzontale. È normale che una strada come quella della 106 di Davoli Marina, che attraversa il traffico nel centro di Davoli Marina, le strisce si consumano facilmente. Noi con grossi sacrifici ogni anno li stiamo cercando di rifarle, quindi di risistemarle ogni anno. Interverremo adesso anche verso aprile per la segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda invece le luci sulla galleria, l'altra rotatoria lì sul comune di Satriano, e l'ANAS, lì la competenza è dell'ANAS e dovrebbero essere loro interessati alla sistemazione di questa bratella.